Salve a tutte e a tutti, oggi sono qui presso Erboristeria Drago di Jesolo Lido a parlarvi di questo progetto che ho realizzato assieme alla proprietà 2 anni fa. Il progetto è iniziato con la valutazione di acquisto da parte della proprietà, che era all'epoca in affitto al negozio numero 1, del negozio numero 2, con 2 vetrine invece di una e un miglior posizionamento, in quanto il numero 1 non aveva solo un problema di metratura, ma anche problemi di feng shui interni ed esterni. Il negozio numero 2 necessitava di una totale ristrutturazione per ottenere non solo una parte di negozio, quindi espositiva, ma anche una parte da dedicare a degli studi per trattamenti naturopatici o di altra tipologia. Assieme alla progettazione degli spazi è stato anche creato un logo ad hoc per l'attività che combinasse la funzione dell'erboristeria, cioè legno, alla direzione, che in questo caso è nord-ovest e quindi non sarebbe una direzione particolarmente amichevole con una formazione energetica di tipo legno. La richiesta per quanto riguarda l'arredamento era di poter sfruttare il più possibile l'arredo già presente nel negozio precedente. In questo modo sono stati scelti degli arredi aggiuntivi e soprattutto pensato alla realizzazione di questa vetrina rialzata con mezzo muro in cartongesso che permettesse alla luce di entrare liberamente, ma di avere tantissimo spazio per dar sfogo alla propria creatività nelle vetrine. Gli interventi maggiori di muratura hanno riguardato la creazione di muri in cartongesso per separare i due studi, l'inserimento di porte per la privacy, la creazione di un piccolo magazzino dietro al bancone, ma soprattutto facendo attenzione a non creare uno scià con l'angolo della bussola. È stato anche valutato l'abbassamento del soffitto per poter procedere alla rimozione della caldaia a gas in favore di split elettrici per una migliore sostenibilità ambientale e soprattutto è stato valutato con attenzione il posizionamento dei mobilio per evitare di coincidere con le fosse settiche presenti. Il magazzino inoltre, da luogo con porta chiusa che avrebbe tolto luminosità all'ambiente, è stato pensato come parete divisoria posta dietro al bancone. In questo modo si ottimizzano gli spazi e la capacità espositiva. Un piccolo secondo magazzino è anche presente di fronte all'ufficio 2. Per riuscire a compensare la grande quantità di merce in esposizione, il mobilio completamente bianco crea un contrasto che dona evidenza a tutti i prodotti presenti. È stata inoltre necessaria la sostituzione delle finestre che portavano una forte informazione di SICE e un'illuminazione integrativa pensata per la lunga permanenza e per aiutare nelle funzioni quotidiane nel negozio e negli uffici. E inoltre le lampade al sale presenti nel negozio sono state sfruttate come esposizione luminosa per dar più vita alle scale. Lo studio a sud-est, dedicato a trattamenti naturopatici per il benessere e la crescita personale, unisce il verde Tiffany alle fantasie tropicali. Inoltre, per quanto riguarda i mobili mancanti, abbiamo cercato ispirazione esclusivamente nel second hand. Per quale ragione? Perché il nostro pianeta ha bisogno di una nostra scelta etica e sostenibile, anche quando si tratta di lavoro. Il secondo studio invece è più pensato per l'ambito psicologico e i trattamenti dedicati alla persona. Si trova a sud-ovest e ho unito quindi i colori della terra a quelli del metallo per creare una informazione armonica all'interno di questo lato dell'erboristeria. Abbiamo inoltre salvato le bellissime piastrelle tra il Tiffany e il menta del vecchio bagno. Non si direbbe quasi che è un bagno di 60 anni fa. Il grosso problema era anche la pavimentazione, vecchia e irregolare, nonostante peculiare.
Per non creare troppa discontinuità si è quindi optato per un flottante in similegno che fosse uniforme lungo tutti i livelli del negozio e anche quindi negli uffici. In questo modo vi è una grande continuità tra gli spazi che invoglia le persone a esplorarli. Inoltre, come punti di attenzione abbiamo i due lampadari che sovrastano il bancone e ricordano le scaglie del drago, ma soprattutto l'angolo dell'abbondanza dove nuovamente il metallo e il legno si incontrano. Erboristeria Drago non è solo un luogo in cui si sta bene, e lo possiamo dire perché lo dicono i clienti, ma soprattutto che sta facendo lavorare con grande soddisfazione economica la proprietà.